Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Allora, mentre stavamo parlando qui con il maestro Albano, mi chiedeva del mio nome, Giorgio Mamain di Ray Charles, e io ne approfitto, una piccola cantatina. È stato fantastico l'incontro con Ray Charles, ma ancora prima l'incontro discografico con Ray Charles, perché ho scoperto che era un uomo, per me è stato il migliore di tutti e resterà tale. Quando penso a tanti brani suoi, ma soprattutto a Giorgia, Giorgia... Andiamo avanti invece parlando della tua canzone 18esima partecipazione, perché sono 15 in gara, poi ospitate, quindi siamo quota 18, ma è come se fosse la prima volta con l'entusiasmo che hai. Mi piace Sanremo, come vedi è una dedizione totale, un rispetto totale, e ho sofferto un po' negli anni 70 quando volevano declassarlo, quando volevano cancellarlo, perché con quel tipo di spirito di quegli anni là era una specie di oppio dei popoli. La fabbrica di musica quale Sanremo è stata e lo sarà non farà mai del male a nessuno. La canzone di Rose e di Spine. Anche una cosa, è stata anche la culla della musica leggera, perché quanti cantanti sono nati a Sanremo? Vogliamo fare un po' di nomi, Vasco Rossi, vogliamo fare un po' di nomi, Giorgia, vogliamo fare un po' di nomi, Ramazzotti, Drupi, hanno conquistato il mondo grazie al Festival di Sanremo, diciamocelo. E le canzoni più famose nel mondo dove sono nate? A Sanremo. È proprio vero. La tua canzone invece è di rose e di spine, perché bisogna attraversare queste spine per arrivare alla rosa, le rose bellissime che regalavi anche alla tua zia. È il simbolismo della vita, la rosa con le sue spine, perché c'è un incontro, scontro con loro, se vuoi il bello in qualche modo devi pungerti, e succede. Ultima domanda, è più emozionante il palco dell'Ariston o aver cantato per Christel in chiesa? Ma sono state due tipi di emozioni diverse, tanto... sono due mondi totalmente diversi, anche se la musica unisce quel mondo all'altro mondo. È stato bello, emozionante cantare in chiesa per la prima delle mie figlie che si è sposata, e chi se la dimentica. È stato bello cantare anche a Sanremo, perché Sanremo è Sanremo, diceva il mio amico Pippo Baudo. Grazie mille ad Albano. Ciao Giorgia, oh Giorgia. Possiamo fare un saluto agli amici di Radio Bruno? Agli amici di Radio Bruno un grande abbraccio, grande musica, e vivete di musica, che la musica è da sempre una eccezionale terapia. Potrei andare da un notaio e scrivere quello che sto dicendo, perché ci credo. Finiamo con Giorgia, grazie ad Albano. Ciao e a presto, ciao. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.